La via in giù e la via in su. Quello che facciamo è cercare di andare dal generale al particolare. Il principio più generale di ciò di cui tratteremo è appunto comprendere questo gioco della via in giù e della via in su. Più nello specifico lo faremo attraverso una polarità di principi archetipici organizzatori. Che possiamo chiamare che stiamo chiamando il pu e il senex, e che nella tradizione afro-brasiliana sono i preto velhos e la crianças. Tanto per dire che pur in queste tradizioni così primarie, primitive, c'è una, appunto, c'è una saggezza istintiva che ci parla appunto di principi universali. Cosa fa essere così importante comprendere la via in su e la via in giù? Allora, se noi non avessimo un'ontologia, un'epistemologia come quella che abbiamo, cioè se noi non dicessimo tutto è sé, siamo immersi in un flusso di coscienza, questo flusso di coscienza è archetipico e quello che noi facciamo quando lavoriamo con le persone è curare il campo, curare il processo che avviene in un campo e questo campo emette io, te e la persona. Cioè io, te e il campo. Avendo questo tipo di epistemologia generale, mi chiedo allora quali sono le leggi che governano questo processo del vivente, questo processo incessantemente trasformativo, che è poi quello che in un contesto terapeutico è ciò che fa la terapia e la trasformazione. In un processo, quindi in qualche cosa che succede, muovendo, che si muove e succede, io posso cogliere dei principi organizzatori. Tra le varie possibilità c'è che io posso cogliere che ogni evento si trova al punto di coincidenza tra una via in su e una via in giù. Perché se è vero che tutto si muove secondo, per esempio, una direzione in su e in giù. Quindi, rifletti un po'. Noi diciamo che va bene, dimenticati del problema della persona, dimenticati anche della persona, dimenticati anche che tu stai curando qualcuno. Tu sei in un campo all'interno di un processo e riconosci la regolarità di questo processo. Quella cosa lì che la persona ti porta come risentimento contro il padre o ansia per il futuro o depressione per essere stato abbandonato. Quella cosa lì, proprio quella cosa lì, tu non la vedi solo come quella cosa lì, così come la vede la tua prima attenzione, ma la vedi anche come un processo nel quale c'è un flusso di contenuti in discesa e un flusso di contenuti in salita, in generale. Nello specifico, noi possiamo riconoscere in quel fenomeno lì, se lo vogliamo, perché noi, come sapete, noi lavoriamo con i diversi spicchi di sé, se io guardo con lo sguardo del puer essens mi chiedo cosa sale e cosa scende e cosa vuol dire chiedermi cosa sale e cosa scende. Ecco che viene in aiuto l'archetipo. Puer senex. E cos'è il puer? E cos'è il senex? Quali sono i contenuti di questo principio organizzatore? Il puer è un insieme di fenomenologia che ancora una volta sintetizza, andiamo dal generale particolare, è l'eros che sale, possiamo dire, mentre il senex è agape che discende, possiamo dire. Possiamo dirlo anche in tanti altri modi. E cos'è eros che sale? Pensiamo a un seme, c'è dentro tutto, c'è dentro già la quercia, c'è la potenzialità già in nuce di tutto quello che sarà, c'è la naturalezza. C'è l'innocenza, la spontaneità, l'istintualità, la giocosità, la creatività, la sessualità, il fuoco della passione, l'ardore, lo slancio, l'incoscienza. Questo invece è il principio che discende, questo agape, questo senes, cosa sarà? Amore incondizionato, saggezza, compassione, pazienza, luminosità, fiducia. Realizzazione, pieno compimento, è già tutto successo, ti sto aspettando, stai solo tornando a casa,
Se io sono dentro in questo processo di vien su e vien giù, sono qua. Il problema o la persona che sta vivendo qualcosa qui. Allora togli tutto questo e io vedo il problema da risolvere, lo guardo con gli occhi del protocollo, con gli occhi della diagnosi del DSM-5. E mi è utile perché se io non ho tutta questa storia qua, problema psicologico da risolvere, mi baso su una diagnosi e un protocollo di intervento. Se io ho tutto questo, quella cosa lì ci sarà comunque, io posso sapere che c'è quello, ma perde di importanza, si riduce quantomeno, perché io ho a disposizione la vita, perché questo qui è la lei, cioè il sé sta operando per la trasformazione. Se non c'è questo, io devo cercare di cambiare, di risolvere un problema. Se c'è questo, il sé sta facendolo. Io cerco di allearmi a fare sì che succeda. Quindi la mia funzione è mi alleo a fare sì che succeda. Ma la mia importanza serve perché togliti di mezzo. Togliti di mezzo, lascia fare. E questo lascia fare non è però, e questo togliti di mezzo come io. Come strategie, come quello che risolve la vita dell'altro, ferma l'intento, cioè stai a riconoscere e alleati al processo. Fai in modo che se ci sono le famose, perché sarebbe tutto così, no? Il paradiso terrestre, così perfetto se il sé potesse agire e tutti vivono in pace, in armonia, eccetera. Ma ci sono le famose, ci sono gli Esciu. Ci sono le famose interruzioni, c'è la psicodinamica, siamo nati soffrendo, c'è il parto, c'è la madre che era depressa, c'erano i nonni che hanno fatto una vita di merda, e c'è, no? E c'è il karma, c'è l'insieme di tutte le disarmonie che guastano la festa del sé. Ma questo non vuol dire che il sé non abbia, uno, la sua capacità trasformativa, la sua saggezza, è già tutto lì. Anche se ci sono tutte le interruzioni del tempo, della psicodinamica, degli ancestri, delle allearmi al sé, in questo caso attraverso vien su, vien giù, Eros e Agape, vuole dire togliere di mezzo. Quindi il mio compito è togliere di mezzo. Perché ti togli? Togliti, cioè guarda e alleati a farlo succedere, a toglierti di mezzo. Alleati a rinforzare l'Eros o l'Agape. In questo caso, secondo questo sguardo, e lascia succedere. Quindi non è un scompari, resta e diventa. Non solo scompari, non solo togliti di mezzo, resta in contatto con il sé che sta agendo e diventa il sé. Cioè riconosci cosa sta facendo il sé e alleati. Quindi in questo caso alleati all'Eros che vuole salire e alleati all'Agape che sta discendendo e accorgiti che proprio lì. Se sul palcoscenico magari c'è l'eros del puer, c'è l'incoscienza, c'è l'istintività, c'è l'impulsività, come faccio a risolvere? Oppure c'è l'ibris del ragazzino di periferia che si sente inferiore e sfigato e fa il bullo, un'ombra del puer, ma proprio lì c'è l'agape che discende, che lui non vede. Perché è tanto identificato con l'impotenza e col dimostrare la potenza. Se tu poco poco lo aiuti a riconoscere che, ebbene sì, anche tu sei amato, protetto, eccetera, eccetera, anche se non te ne accorgi, anche tu puoi scegliere la fiducia, che ne so, le risorse, anche se non le hai mai viste, eccetera, eccetera, allora diventa che questa situazione di bullismo ha intorno una serie di risorse più ampie per essere trasformato, perché tu ti allei aiutarlo a riconoscere, intanto a purificare il puer. Guarda che tu hai vissuto un senso di impotenza e di frustrazione perché sei povero, brutto e sfigato, ma in realtà quello che conta è che tu, per esempio, onori te stesso, riconosci le tue risorse all'interno di questo, di conoscere quello che importa non è, eccetera, eccetera. Insomma, poi le vie metodologiche saranno utilizzando tutto quello che abbiamo a disposizione metodologicamente, ma questa è una mappa epistemologica. Se io so leggere un dato clinico,
come manifestazione di una sottostante forza di Eros e Agape, ho semplicemente di prendere tante risorse in più. Quanto più io ho vissuto su di me e riconosco le qualità del principio organizzatore puro Eros e le qualità del principio organizzatore Agape, quanto più le so riconoscere e mettere in campo.